intanto si dà una risposta definitiva a chi da decenni e decenni in questo settore è cambiato soltanto in questi anni chi teneva a guinzagli i lavoratori, quindi è arrivato il momento, come è stato in altri settori, di chiudere questa fase, perché è arrivato invece l'occasione, per come ho sottolineato, di parlare non più di lavoratori nei servizi sociali, ma del servizio, degli utenti e della qualità del servizio. La nascita di Messina Social City ha questo obiettivo: chiudere una fase e aprirne un'altra. Occhio! Vai! Lo vanno a fare, buttano sul nome. Vabbè, non cambia niente così. Se non fate gruppo, capito? Siccome ognuno poi hanno la fissa di posto, si ti dileguano, io non mi voglio fare vedere, io non mi voglio fare vedere, però un cavallo. Quello che mi cruce in questo secondo è che devono finire di essere arroganti quelli che ora sono al mondo. Sì, ma su arroganti! E noi siamo madri di famiglia, siamo persone anziane, amicchia mozzata, amica mozzata, un'amicchia che non ho, basta! Dopo 9 anni di servizio, vieni, mi hanno preso in giro con cambio di appalto da una cooperativa all'altra, da 30 ore a 18 ore settimanali, e poi alla fine siamo fuori. Aspettavamo proprio questa amministrazione per poter cambiare. 20 anni di Casa Serena, buttare in mezzo alla strada, al primo piano con 38 anziani allettati, non avevamo neanche i sollevatori, abbiamo la schiena rotta di quanto abbiamo lavorato, siamo in mezzo alla strada, vergogna. Io personalmente discriminazione di genere, sì, avete sentito bene, discriminazione di genere. Mi hanno detto che io non potevo lavare i maschi, non potevo assistere i maschi. Questo mi assicuro che il lavoro è messo e per tutti, poi sarò qui a disposizione in ogni caso per discutere. Io in questa parte della manifestazione e poi discuterò come tutti. Allora, apriamo. Guarda il posto di lavoro! E ci avete preso in giro! In giro! Fuori! Fuori, fuori, Pinocchio! Ci siamo capiti, devo uscire fuori! Basta, poi fuori discutiamo, poi, grazie. Allora, gioca! Mi posso affogare? Mi posso? Va bene? No, dobbiamo arrivare. Attenzione, attenzione. Attenzione al bambino. Prendate, prendate. Guarda, l'ho perso io il lume. Mi sono tenuta in giro tanti anni, ci hanno preso in giro. Tanti anni. Venite, allora? Quando ci dicevi stasera? Ah, non lo so. Giusto a me? Mi fai vedere quel foglio che dicevi che ci sono le cose scritte? Che hai interrotto? Questo foglio l'avevi tu in mano? Questo è un altro. E dov'è quello? Vieni. Gentilmente che mi faccio vedere un foglio. No, potete andare. Perché dobbiamo fare una cosa. Sì, certo.
Questa faccenda. Sono se attività. Stanno calmi, sì, se si fanno strumentalizzare con esposti che non hanno nessun senso. La parte. Allora per dirci di fare se presidente, siamo non qua lavora da 4 anni. Non sono rimasti fuori dal bando, loro partecipano al bando. No, ci hanno fatto fuori i sindaci del listo. L'articolo 37 fotografa gli appalto e chi quelle figure professionali che sono dentro l'appalto. Sanno benissimo. D'appalto. E che vuol dire? Ma tu sai benissimo che se tu non lavori, sei fuori dal ciclo, dopo 6 mesi perdi ogni diritto del transito. No, fino a 3 anni no. A parte che qui hai 4 anni. Tre. E comunque ne hai fatto buttare tu fuori, quindi passati la mano nella coscienza, Clara. Mi hai giocato tu, Clara, quindi passati una mano nella coscienza, Clara. Gioia! Tu almeno questa volta. Ah, infatti, ricordo che con me il ricorso me lo fai vedere? Invece di sputare il gioco, fammi vedere questo ricorso! E tu l'hai fatto! Bragliana! Tu sei Bragliana, tu ci hai giocato i lavoratori! E ora l'hanno messa a capo City, a capo di Social City. Vergogna, sindaco! L'articolo 37 fotografa una situazione attuale, ne restano fuori circa, se non sbaglio, 120 per loro. Non c'è nessun problema perché già noi dalla prossima settimana lavoriamo alla long list, quindi da lì si attinge per le sostituzioni, sia quelle là temporanee, c'è anche un programma di pensionamento che in questi 3-4 anni porterà sicuramente all'assorbimento definitivo della long list, quindi si deve avere la pazienza ormai di aspettare comunque in un quadro di certezza. C'è stato un po' di tensione. E questo è normale, a me dispiace, lo dico molto onestamente, che si creano questi momenti, mi dispiace anche poi dover reagire, però la mia fermezza è stata indispensabile in queste fasi, anche in questa occasione, sono sicuro che anche questo momento di tensione si supererà e non posso comunque immaginare di sposare le cause del tanto peggio, tanto meglio per tutti, perché non è neanche giusto che oggi noi abbiamo delle cambiali che non possiamo scontare perché sottoscritte da altri sicuramente in modo illegittimo, illecito ed ingiusto, ma dobbiamo rispettare le norme e allora la long list consente anche in questo momento di portare una speranza definitiva a tutti quanti, non ora ma in questi anni, perché comunque una cosa è certa, nel bacino dei servizi sociali questa amministrazione comunale non si comporterà da bancomat. Croce mi giocano! Il ruolo di Clara Croce? È stata una delle persone che mi sono trovato vicino fin dall'inizio quando gli ho consegnato quello che comunque per me era un obiettivo, si è messa a disposizione perché conoscitore del sistema mi ha consentito poi di poter definire quelle piattaforme che abbiamo condiviso con tutte le organizzazioni sindacali, gli sono grato perché senza nulla chiedere ma semplicemente per dare anche lei una risposta a un settore che magari sotto il profilo dello, sindacale anche lei in una certa fase ha sottovalutato in termini ormai di precariato, è stato secondo me anche un modo da parte della Croce di dare una risposta definitiva a un settore di lavoratori che magari erano stati trascurati. È vergognoso che c'è gente di 60 anni come il collega Stella che ha 30 anni di servizio è buttato fuori. Lei mi deve dire dove lo deve trovare un altro lavoro questo signore. Avete parlato con l'assessore, questa cosa l'avete affrontata? Non, ci hanno raggirato, stop. Perché? Perché non hanno concluso niente, hanno fatto una long list, un bando che è aperto a tutta l'Italia, senza reclutare noi storici. C'è gente che abbiamo 10 anni di servizio, eravamo a tempo indeterminato, non così, indeterminato. Sì, io gliel'ho detto, io sono stata la prima e sono stata discriminazione di genere. Siamo stati giocati dai sindacati. Sindacati, meglio che non facciamo i nomi delle sigle, ma siamo stati giocati dai sindacati, no dal sindaco. Comunque, come è andata, noi vogliamo risposte immediate riguardo gli operatori storici che a quanto pare siamo invisibili ai loro occhi.